A Pesaro manca trasparenza e c'è la paura di esprimere le proprie opinioni. È il messaggio dell'avvocato Pia Perricci, ex candidata sindaco che da poco ha fondato l'associazione Volviamo Pesaro, continuando così la sua battaglia in politica. L'associazione è sostanzialmente il naturale sbocco di quelle che dovrebbero essere le liste civiche. Le liste civiche nascono per rappresentare i cittadini. Categoricamente tutte le liste civiche muoiono, quindi le liste civiche dimostrano che nascono esclusivamente per far numero e portare voti. Noi invece siamo la continuazione, stiamo facendo quello che avevo iniziato già durante la campagna elettorale e ancora prima. Continuiamo a portare avanti quelli che sono gli interessi dei cittadini, quello che è l'amministrazione, quindi la trasparenza amministrativa per la quale io dal primo giorno mi sono battuta, e per cercare di diminuire quel distacco che c'è fra la pubblica amministrazione e i cittadini. Diverse le lettere ricevute dall'avvocato Perricci, la richiesta è di continuare a denunciare e continuare a parlare senza paura, come l'ex candidata della lista civica Vieni Oltre ha già fatto in questi mesi. Le segnalazioni ricevute, dice Perricci, raccontano di una città poco trasparente. Tra le problematiche tiene banco l'inchiesta sull'affidamento di soldi pubblici a due associazioni di Pesaro. Il comune, secondo l'avvocato, andrebbe commissariato. Pesaro deve essere commissariata necessariamente, perché è l'unico modo per fare tabula rasa e poter ricominciare, perché necessariamente se c'è una corruzione c'è anche un dirigente che ha firmato e c'è anche un altro dirigente che non ha controllato chi ha incassato i soldi, quindi non mi si può dire che gli unici responsabili sono Santini ed Esposto. C'è una mancata rotazione delle varie associazioni e tutti i principi cardine della pubblica amministrazione sono stati lesi. Perricci attacca maggioranza e opposizione. Invece di chiamarmi e collaborare, dice l'ex candidata sindaco riferendosi al centrodestra, si limitano a prendersi il merito di quello che non hanno fatto. Sulla questione degli affidamenti, da qualche tempo a Pesaro è attiva la commissione di garanzia, che oggi, secondo l'avvocato, non ha alcun senso perché sono in corso le indagini. C'è un'opposizione che non ha mai fatto il suo ruolo di opposizione, perché l'opposizione avrebbe dovuto controllare per tempo quelle che erano le azioni poste in essere dalla maggioranza, dal comune, dalla pubblica amministrazione. Quindi necessariamente, siccome ci sono tutti questi connotati di oscurità, di non chiarezza, di mancata trasparenza, di amici degli amici, la pubblica amministrazione Pesaro dovrebbe essere commissariata. Il bene della città, dei cittadini, qual è il suo augurio? Il mio augurio è che finalmente chi sappia parli. Stanno parlando in tanti in maniera anonima. Il mio augurio è che se ne vada la paura, il mio augurio è che smettino anche le minacce che vengono fatte a me, perché io sto portando avanti da cittadina una battaglia che è di tutti i cittadini. Ieri sera ho ricevuto un'altra telefonata di minacce che adesso andrò a notiziare. Il mio augurio è che Pesaro diventi la città più bella d'Italia, dove finalmente la gente può sorridere, trovare il proprio ruolo all'interno della città, tutti e non solo gli amici degli amici.